Eccoci, bentornati con la seconda parte di Punto di Vista. Per chi si fosse perso la prima, stiamo parlando di sanità con ospiti d'eccezione. Poco prima della pubblicità siamo andati a sentire la gente, le loro lamentele sulla sanità, in particolare per quanto riguarda le liste d'attesa. Però qui oggi abbiamo ospiti d'eccezione, ripetevo, il dottor Alberto Panzadoro, a cui vorrei chiedere, lei lo vive l'ospedale ogni giorno, i turni che siete costretti a fare per recuperare anche gli interventi chirurgici di cui ci parlava il dottor Andrea Casciari, ha detto che c'è stato un recupero enorme. Quindi come vivete dall'interno dell'ospedale questa situazione? Guarda, tutti noi medici siamo lì per dare il massimo per i pazienti. Sappiamo che ci sono delle lunghe liste d'attesa, chiaramente, e tutti noi facciamo molto e più ore di quello che dovremmo fare, lo facciamo volentieri per cercare di contribuire per tutto quello che possiamo fare a migliorare le prestazioni che stiamo facendo e a farle il più rapidamente possibile. Non dobbiamo però dimenticare che noi chirurghi dell'azienda ospedaliera veniamo visti soltanto come quelli che stanno in laboratorio, in realtà abbiamo tante altre tipologie di attività che facciamo, cioè ci occupiamo dei pazienti operati, l'aspetto umano non è assolutamente da sottovalutare in questi pazienti, sono pazienti che chiaramente hanno una famiglia, pazienti a cui dobbiamo rivolgere una parola, familiari con cui dobbiamo parlare, e questa è una parte sicuramente importantissima del nostro lavoro. Oltre agli interventi e questo abbiamo anche quelli che sono una serie di prestazioni di secondo livello, prestazioni di esami ambulatoriali molto specialistici ad alta complessità, e quindi il nostro lavoro diventa un lavoro a 360 gradi per cercare di gestire il paziente dall'A alla Z nel momento in cui entra in reparto da noi, si ricopre e deve essere operato. Sì, il paziente che arriva in che deve essere operato, dice il dottor Panzadoro. Io vorrei far vedere, e qui mi rivolgo soprattutto all'avvocato Giocondi, la storia di una signora che ha vissuto davvero un momento brutto, proprio perché suo papà doveva fare un intervento, poi non l'ha più fatto, si voleva rivolgere proprio a voi, al Tribunale di Diritto del Manapo. Noi l'abbiamo bloccata perché abbiamo detto che oggi avevamo in studio il dottor Casciari. Sentiamo questa storia, che è un po' emblematica. Abbiamo parlato del problema delle sale operatorie e noi abbiamo incontrato la signora Antonella, che ha una storia tutta da raccontare. Suo papà doveva essere sottoposto ad un intervento importante, maxillo facciale, invece tutto rinviato per la mancanza proprio della sala operatoria. Signora Antonella, ci racconti la sua storia. Infatti mio padre doveva essere sottoposto ad un intervento alla bocca perché è diabetico e aveva necessità quindi di essere operato in sala operatoria in ospedale, perché nel caso in cui ci fosse stato bisogno, bisognava intervenire. E l'intervento era stato programmato la scorsa settimana e lui... Per il giorno 30, giusto signora? Sì, esattamente per il giorno 30. Lui prende anche il Coumadin, che praticamente è un farmaco per la circolazione, per il cuore. E sospeso quello, ha cominciato la leparina. Questo era stato già fatto da qualche giorno, poi abbiamo telefonato un giorno prima che doveva avvenire l'intervento per avere la conferma dell'orario. Quindi per la rifinitura, per i dettagli. Sì, esatto. E ci hanno detto che praticamente era stato tutto rinviato probabilmente almeno a novembre, se tutto va bene. Però... Motivazione, signora Antonella? La motivazione è che non era disponibile la sala operatoria. Quindi purtroppo la sanità funziona male e probabilmente i tagli anche della sanità ci hanno ridotti in questa maniera. Suo papà quanti anni ha, signora Antonella? 82. Come l'ha presa? Beh, insomma, è rimasto male. Anche perché aveva iniziato tutta la preparazione. La preparazione, quindi aveva cominciato la leparina al posto del Coumadin, dovevo rifare le analisi e quindi insomma. Ma avete telefonato voi? Abbiamo telefonato noi, sì. Loro non ci avevano neanche avvisato. Io la ringrazio molto, buona serata e grazie di tutto. Buona serata a lei. Daniele Giocondi, questa è una storia un po' triste però, no? Avevamo detto che non sarebbe stato tutto tarallucce e vino, questo... Mi sembra che è una storia un po' triste, perché non si fa così. Se la signora non telefona il giorno antecedente, si presenta in ospedale e gli dicono se ne torni a casa perché la sala operatoria è chiusa. Questo è vero, la lamentela della signora
in questo ambito è fondata sicuramente la mancata informazione. D'altro canto, sapere che l'ospedale ha 14 sale operatorie non significa che queste 14 sono sempre disponibili, perché la programmazione viene fatta in relazione all'ordinarietà ed alle emergenze. Certo. Quando viene fissata una data è probabile, anzi è molto spesso capita di questo, le emergenze superiori a quelle programmate naturalmente scavalcano la programmazione e gli altri vanno in coda. Però dal 30 ottobre al mese di novembre, tutto sommato, sì, è un pregiudizio. No, il fatto un po' strano è, ecco, che ha dovuto telefonare la signora per, sì, dire a che ora arrivo domani mattina, e le hanno detto, non le hanno detto alle 7, alle 8, le hanno detto guardi non deve venire più. Il grande dubbio è qui, e la risposta ce la darà penso il dottor Cacciari, certo, qualcosa non ha funzionato, qualcuno si è dimenticato, perché la signora si sarebbe presentata puntuale la mattina alle 7, certo, non so, certo, a che ora, per l'intervento, giusto direttore? Sì, innanzitutto ho gli elementi per individuare il caso, perché questo è un caso che va approfondito. Allora, approfondito non tanto per il rinvio degli interventi. La signora molto pagata, mi sembra. No, però io dico, gli interventi in un ospedale d'emergenza possono essere rinviati. Certo. Lei pensi se arrivano 3 o 4 incidenti, faccio così, codici, certo, rossi da sala operatoria eccetera, ed è tutto evidente che questa è nella propria priorità, tra l'intervento che salva la vita e rispetto a uno che può essere procrastinato da qualche giorno. Può capitare, sì, può capitare in tutti gli ospedali d'Italia. Quello che non è, io dico, a cui non stento a credere, non dico che la signora dica una cosa, assolutamente, vera, per questo devo indagare il caso, è che tutte le volte che succedono queste cose viene chiamato il paziente e gli viene spiegata la cosa e gli viene dato l'appuntamento nuovo, certo, per il nuovo intervento. Questo avviene di routine, quindi il caso, perché gli ho detto voglio studiare il caso? Perché questo caso va indagato, perché da quello che dice la signora sembrerebbe che se non avesse telefonato, e lei non doveva farlo, perché aveva l'appuntamento, doveva, certo, presentarsi. Quindi lei si sarebbe presentata e in quella determinata circostanza gli avrebbero detto di tornare a casa. Mi sembra quasi incredibile, però sì, infatti la storia ci ha un po' colpito. Questo, noi come procedura, se dobbiamo rinviare gli interventi, viene avvertita la persona e viene data, ma normalmente è lo stesso medico che lo fa, che opera, insomma, certo, che gli rappresenta la problematica, gli ridà un nuovo appuntamento, ma a stretto giro. Quindi, diciamo che lo stretto giro qui sembrerebbe esserci, nel senso che... Sì, ma mi sembra che sia mancato un tassello. Probabilmente. Quello di dire... Sarebbe stato normale se la signora avesse detto mi hanno telefonato spostandola al 4 novembre, punto. Certo. No, ecco, quindi, e non ci sarebbe stato nulla di male. E questo è quello che dovrebbe avvenire. Ecco, se fosse stato un ospedale di base che non fa emergenza, non avrebbe avuto il problema di spostamento. Quindi questo è un po', ma non è una carenza di sale operatorie, perché noi le sale operatorie sono... Ecco, questa è infatti una domanda che mi viene spontanea, è questa, no? Ultimamente dell'ospedale d'Anni si è parlato anche molto, forse anche a sproposito, no? Sappiamo che è un ospedale vecchio, però io che l'ho purtroppo frequentato, prima per papà che stava poco bene, poi anche per me che ho dei problemi, non ho visto grossi carenze igieniche o di altro genere. Ci faccia un po' capire, se sono parlate di tante situazioni... Abbiamo vissuto blitz, situazioni... Sì, allora, precisiamo che l'ospedale di Terni è un ospedale vecchio, è il 1970. E lo sappiamo. E questo lo sappiamo. E, però quando si parla di un ospedale vecchio, per gli addetti ai lavori, non è la vetustà dal punto di vista edilizio, è vecchio nel concetto d'ospedale. Certo. Vi faccio un esempio banale. Negli ospedali moderni c'è la piastra ambulatoriale, di solito al primo piano, o almeno uno, meno due, eccetera, e tutta l'attività ambulatoriale è concentrata in un'unica area. Noi l'abbiamo concentrata un po' per piano, perché non abbiamo un'area come questa. Quindi, e così i percorsi sanitari sono divisi dai percorsi degli utenti. Quindi
è un ospedale vecchio nel concetto, più oltre che essere vecchio nel cosa. Quindi ciò non significa che l'ospedale deve essere dignitoso. Certo. Quindi la priorità che io ho detto, avendo questo ospedale vecchio, oltre a lavorare, è pulito, ordinato e personale educato. Questi sono i tre principi cardine per far sì che comunque ci sia un minimo di dignità e di accoglienza. È evidente che un ospedale ormai vecchio crea anche problemi di qualità di accoglienza. Questo ce ne dobbiamo rendere perfettamente conto. Io non posso non dire che questo ospedale non è condizionato, certo. Non ha climatizzato, scusate. E quindi sappiamo bene quanto è difficile affrontare l'estate, però climatizzare un ospedale ha dei costi, soprattutto delle operazioni che sono imponenti. E quindi ecco, bisogna ragionare su quello che sarà la programmazione regionale, andare come è auspicabile verso la realizzazione di un nuovo presidio ospedaliero che sia in linea con le indicazioni che anche l'azienda ospedaliera ha fatto nella propria relazione sanitaria. Su questo possiamo cominciare a fare qualche ragionamento, cioè si può dare qualche idea di massima, perché anche qui si sente parlare di mesi, poi da mesi si passa anni, poi si parla di progetti, project financing, cioè di tutto e di più. Sì, ma noi abbiamo, io posso dire innanzitutto che la realizzazione del nuovo ospedale è compito della programmazione regionale, su questo non vi è dubbio. L'azienda ospedaliera parteciperà ovviamente Chiaro. Con tutto e in tutto quello che gli verrà richiesto. Ovviamente già ha fatto il quadro esigenziale da quando c'era il mio predecessore Chiarelli, noi l'abbiamo aggiornato, lo aggiorneremo perché cambiano le esigenze e cambiano le impostazioni, però dobbiamo aspettare gli atti della programmazione regionale che a mio parere dovrebbero essere abbastanza vicini alla sua uscita, anche perché la regione l'ha scritto anche in una delibera dell'aprile del 2023 che la realizzazione dell'ospedale di Terni è strategico nel piano regionale, insomma, della rete ospedaliera. Gli atti della programmazione regionale, ha detto il direttore dell'azienda. Noi siamo andati a sentire allora proprio la regione. Chiedo alla regia il terzo ed ultimo contributo. Tema ospedali di Terni. Bene, come si è partiti? Io ricordo che 3 anni fa innanzitutto fu presentata su mia iniziativa del consigliere, del collega Carissimi, una mozione in consiglio regionale a favore dell'ospedale di Terni, della realizzazione del nuovo ospedale di Terni, votata all'unanimità dal Consiglio regionale. E sempre 3 anni fa io ho pubblicato più di una volta un mio post su Facebook in cui lanciavo 4 sfide. La prima, nuovo ospedale di Terni. La seconda, nuovo stadio. Terza, nuova clinica a supporto dello stadio. Vecchio progetto Bandecchi, patron della Ternana, nuova sede dell'ASL, non è finita. Sempre circa 2 anni e mezzo, 3 anni fa, ho dato un contributo rilevante alla raccolta delle 18.000 firme dei tifosi della città in relazione alla prima richiesta che prevedeva esattamente la realizzazione dell'ospedale di Terni e poi prevedeva appunto le altre iniziative a favore della Terna Calcio, cioè nuovo stadio, nuova clinica. Quindi, per essere chiari, per la prima volta in regione, questo è il tema, si parla in maniera esplicita di realizzare il nuovo ospedale, deducendo la necessità dal fatto che l'attuale struttura è fatiscente, non si cura sismicamente. Ricordo a tutti che per dichiarazione dello stesso dottor Casciari si va avanti a Terni con 100 pinguini, una vergogna secondo me, e con
tutta la situazione di perdita di energia elettrica, eccetera. Quindi cosa è accaduto nel frattempo? C'è stata la proposta di un privato, una società, un'associazione temporanea di impresa fra la SALC di Salini, Simon Pietro, che ha realizzato il Palaterni, e la Nocivelli, un'impresa, una grossa impresa, credo anche quotata in borsa, che realizza ospedali. Quindi è iniziata tutta una procedura della quale io devo dire non ho condiviso tutti i passaggi, che ha visto la direzione regionale sanità assegnare la pratica all'azienda ospedaliera di Terni, c'era il dottor Chiarelli, che invece di chiuderla in 3 mesi come prevede la legge, l'ha portata avanti per un anno e mezzo, con tutta una serie di altre questioni. Oggi come si pone il problema? Nuova legge, nuove normative, quindi c'è la possibilità di procedere. Io credo che la Giunta debba giustamente prendere una delibera definitiva in merito a questa volontà, e credo, sono convinto, che in un anno, da qui alla fine della legislatura, sia possibile, se c'è la volontà, la mia è certa, indiscutibile, diciamo sottolineata in ogni occasione, in ogni momento, in giunta, in consiglio regionale, per cui diciamo non posso essere smentito in questo, e sono la persona che nel corso di questi anni ha voluto prima di tutti, con la maggiore volontà possibile, di conseguire questo risultato. È per questa ragione che io credo che oggi occorra, invece di litigare, raccogliere le forze con lucidità e razionalità, percorrere la via più breve possibile per ottenere il più bel progetto realizzabile nel più breve tempo possibile, come dicevo. Spero di essere stato chiaro. Ecco, avvocato Daniele Giocondi, il più breve tempo possibile per il più bel progetto. Io chiederei un commento a lei delle parole dell'assessore. Correva l'anno 1936, quando un gerarca, di cui non ricordo il nome, posò la prima pietra dell'ospedale Santa Maria. Poi c'è stata la Seconda Guerra Mondiale, è stato rimodificato il progetto, ma partiamo da un progetto che ha almeno un secolo, a fronte di filosofie di costruzione assolutamente diverse, per, come diceva il direttore, un esempio per tutti, la piastra chirurgica. L'ospedale di Terni, mi diverto a dirlo perché le persone non lo sanno, i ternani come me non lo sanno, non ha il certificato antincendio perché non è a norma da tutti i punti di vista. Era stato fissato nel 2025 a termine in deroga, ma poi con il Covid e tutto il resto andremo a fine 2030. È assolutamente dispendioso e impensabile una ristrutturazione, soprattutto con i malati all'interno, non è una cosa fattibile. Quindi l'unica soluzione, non è una scelta, l'unica soluzione è la costruzione di una struttura ospedaliera fatta con tutti i crismi per far fronte alla necessità. D'altro canto, questo consentirebbe alla attuale struttura della Santa Maria di essere riciclato per altri scopi sanitari, minori naturalmente, di un livello inferiore, ma che possa dare polmone e serbatoio di espansione. Se posso parlare un attimo delle grazie, che in maniera sintetica al massimo, che il tempo stringe, anzi io intanto chiedo al direttore Casciari l'impegno di assolutamente penso di che sia di un'altra puntata, direttore. Vabbè, perché le cose assolutamente messe la carne al fuoco è troppa e quindi non possiamo semplificare tutto. Prego. Ecco una parentesi, le grazie a una RSA che risale agli anni 50, che ospitava all'epoca 77 posti letto, serviva, come dovrebbe servire ancora oggi, appunto, a, come vaso di espansione per favorire le dimissioni delle post acuzie dei malati anziani, che sono sempre di più, visto l'età media che cresce, e che non possono essere mandati a casa dall'ospedale, devono avere un momento da 30 giorni a 60 giorni di rieducazione. Questa struttura attualmente funziona per una minima parte di posti letto e la gran parte di essa è in ristrutturazione. Il termine dei lavori è ampiamente scaduto, siamo andati a vedere il cantiere, era fermo, abbiamo fatto le nostre foto con
un servizio anche con Rai 3 e invito i Ternani a fare un giro in Viale Trento a vedere qual è la situazione della RSA adesso. Benissimo, dottor Panzadoro, torniamo alle cose belle, torniamo agli interventi d'eccellenza, alla multidisciplinarità. Ci racconti in sintesi questo intervento che è andato un po' su tutti i giornali, questo rene ricolmo di tumori che lei in maniera, e il suo staff e tutte le altre competenze avete tolto in maniera meno invasiva. Sì, fortunatamente, ricollegandomi al discorso anche al direttore generale, se è vero che l'ospedale vecchio, per fortuna almeno le tecnologie che abbiamo sono assolutamente all'avanguardia e innovative. E questa è una gran cosa. In questo l'ospedale di Terni dispone del, perlomeno per quanto riguarda l'urologia, del robot Da Vinci, l'ultimo modello, un robot che è destinato anche per l'insegnamento, perché noi abbiamo due console addirittura per poter insegnare alle persone, ai nuovi LEA, alle nuove leve della medicina. Eccolo qua l'articolo apparso sui giornali, questo è il Messaggero, e dove viene proprio... In questo caso la chirurgia mini-invasiva robotica ci ha permesso, in questo caso mi sembra anzi laparoscopica, ci ha permesso di togliere a un paziente che già aveva una certa età, una serie di comorbidità, un rene con un minimo stress chirurgico per il paziente, e tant'è che il paziente, nonostante avesse questa serie di copatologie, dopo 4 giorni è potuto rientrare presso i suoi familiari. Quindi era un paziente fragile, dottore. È un paziente sente delicato. Questo noi siamo però, come chirurghi, questo ci tengo a dirlo, come lo diceva anche lei, un po' il termine finale di tutto quello che accade, ma è un lavoro di equipe, un lavoro di equipe dove noi ci integriamo insieme agli oncologi, insieme ai radioterapisti, insieme agli anatomopatologi, insieme ai radiologi, con cui ci vediamo settimanalmente, proprio per essere sicuri di offrire ai pazienti la migliore qualità di cure possibili. E questa è davvero una grande cosa, Andrea. Posso aggiungere una cosa? Credo che vada sottolineato un punto. Diceva il dottor Panzadoro che l'ospedale di Terni ha delle tecnologie molto avanzate, però credo che vada anche sottolineato il fatto che ha anche dei medici che queste tecnologie sanno utilizzarle, perché... Sì, chiaramente ne parlavamo anche prima. Io ho fatto l'esempio, dell'auto. Se domani metteste un'auto da Formula 1 nelle mani mie o del direttore generale, dottor Casciari, probabilmente al primo giro di pista andremo contro un muretto. Cioè, pure questo tipo di tecnologia bisogna saperla usare, e bisogna aver imparato a usarla, e bisogna avere una certa pratica, chiaramente, perché altrimenti si possono fare dei grossi danni anche con la chirurgia molto elevata. Io voglio fare una domanda al volo, perché questa... ci prestano il discorso, abbiamo 3 minuti, delle RSA, dottore, questi accreditamenti, queste convenzioni non arrivano, mancano i soldi, a che punto siamo sotto quel profilo? Delle RSA? Non sì, ho capito. Delle RSA. Le RSA è area territoriale innanzitutto. Quindi è riguarda del discorso, l'ASL. Riguarda l'ASL, quindi io posso addentrarmi nel loro, ma forse non è appropriato. Quindi non è di vostra competenza. Allora, noi abbiamo la necessità che le RSA funzionino. Quello che ho detto prima, se le grazie invece dei 30 posti, esatto, ne avesse 60, noi non avremmo problemi al Santa Maria, perché le dimissioni in continuità assistenziale andrebbero, ma devono per forza andare in un setting assistenziale appropriato, anche perché noi, non avendo quella disponibilità di posti letto, creiamo anche un danno al sistema sanitario, certo, perché noi siamo un'azienda ad alta specialità, potremmo fare interventi chirurgici e economicamente remunerativi per l'azienda, perché l'azienda è un'azienda di produzione, non anche è che più spesso ha finanziamento, ne faremo molti di più, certo, potremmo soddisfare i nostri chirurghi che quotidianamente mi tempestano le telefonate perché vogliono lavorare di più e noi non riusciamo a farli lavorare per mancanza o di anestesisti o di altre o di infermieri. Vogliono perché lavorare di più, dottore, anche, anche se non sanno guidare la Ferrari. Esatto, ma sanno guidare. All'ospedale di Terni ci sono molti professionisti che sanno guidare bene. Sono molto bravi. E noi un'altra criticità che non viene presa in considerazione è che noi viviamo un momento storico in cui non riusciamo a trovare personale, infermieri e medici. È sempre più difficile a livello nazionale e a livello, dobbiamo dire, locale. Noi siamo un'azienda ospedaliera di secondo livello che ancora attira e riesce a ottenere
Abbiamo fatto 66 assunzioni in un anno, che sono, non sono poche, perché qui scrivono sui giornali quelli che vanno via 5, ma non lo sanno che ne entrano 15. Ecco. Quindi questo lo voglio dire, abbiamo fatto 33 procedure concorsuali e 66 assunzioni. Ora stiamo reclutando 20 infermieri, faccio un esempio, di 40 infermieri che abbiamo chiamato alla graduatoria ne hanno accettato 6. Quindi pensi quanto è difficile assumere il personale, perché manca, e scelgono ovviamente le posizioni di lavoro che gli siano più confacenti. È vero, dottore, non mancano invece gli OSS, così diamo, oppure no, mancano? Non mancano. Gli OSS non mancano. Abbiamo una graduatoria fatta dall'ASL, qui attingiamo, ne abbiamo, ecco, questa, preso 15. Questa è una notizia che vogliamo dare. Ne abbiamo reclutati tutti quelli. Andrea, siamo quasi in scadenza, prendiamo l'impegno con il dottor Casciari? Assolutamente sì. Dottore, sì, abbiamo tante cose da argomentare, da dibattere. Sì, sì, anche torna, perché avevamo una scaletta molto lunga, ma... Sì, tornerò volentieri. Va bene, io saluto insieme a Maria Soli i nostri ospiti, il dottor Panzador, il dottor Casciari, il dottor l'avvocato Giovanni, il nostro direttore Andrea Bassanelli. Grazie, penso che sia stata una trasmissione di grande divulgativa di informazione per chi ci sta ascoltando, e assolutamente dobbiamo tornarci. Buonasera a tutti e buona vita a tutti, arrivederci.